Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Dato che gli scorsi due video sono stati volti a completare il mondo 5 e a vedere che cosa si celava nel mondo 6, è tempo di un po' di svago al Parco Magolandia. Abbiamo ottenuto un revitalizzante, tanto per cambiare. La lore è qui al Parco Magolandia. Chissà se ha dei minigiochi dentro. Maschera di Fenix di fuoco che abbiamo sconfitto proprio nello scorso video. Allora, mancherebbero due minigiochi effettivamente da fare. Intanto qua prendo un timbro. Un Magolor nascosto. Perfetto. Maschera di Grinfiolina, che abbiamo conosciuto su Forgotten Land. Abbiamo Bomba Pazza e Sfida sulla Scacchiera. Abbiamo anche Difficoltà Folle. Punta verso i rivali e premia per far sparire la riga di blocchi sotto di loro in modo che precipitino. Man mano che i tuoi rivali vengono eliminati, la scacchiera diventa sempre più piccola. L'ultimo giocatore che rimane in piedi vince. Ah, ok, sarà davvero folle allora a livello folle. Ma quanti nemici... Ah, ogni nemico ha un tot di punti da salute da andare giù, ok. Toh, è qua. No, tu devi andare giù, mi dispiace. Allora, amico, devi andare giù, eh. Ok. Vai. Andata? Ma c'è ancora lei. Cioè, quello verde con Adeline. Eliminati a vicenda! Grande! Ok, il primo è vinto. Ci picchia. Allora, sembra facile. Sembra facile. Però se ti becca il momento l'NPC che gli gira bene, che ti prende, ti elimina, è bella non è per niente dopo, eh. Oi oi. Ah, vedi quando sono full. Ok, calma, calma, calma. No, 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 no! Ho sbagliato. Ecco, ma insomma, Meta Knight, ti caschi per favore, grazie, eh. Anche tu con la maschera da roccia, vai. Ah, com'è furbo. Guarda gli NPC quando sono furbi, oh. Ma Meta Knight, come ha fatto a salvarti di continuo? Oh, vai, King Dedede. Attenti che quando fai più piccolo poi è difficile, Cioè rimanere in... Oh, no, 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 no! Vabbè, però ho vinto, dai. Cioè, penso. Toh. Allora, già così ho perso due vite. Quindi a livello difficile ne perdo tre. E a quello folle perdo tutto, perdo. Ok. Secondo la logica. Oh. Ah, guarda quello come ci prova a farmi cascare. Meta Knight. Oh, e te ne vai. Ma guardalo. Oh, no, no, allora faccio cascare tu. No, ho perso. No, vabbè, dai, ragazzi. Però, ragazzi. Oh, Kirby, e te riprendi. Oh. Che poi non devo fare i punti, ma devo rimanere qua sopra. Quindi è ancora più semplice la faccenda. Basta che rimango in pista. Oh. No! Grande, bravo! Dai, doppia, bene! Un po' di sgasabiglio in meno. No. Andato. Vai, manca solo uno. Ok. Ah, non me l'ha contata. Però ho vinto lo stesso.
Cioè dico, non mi ha contato la sconfitta. Folle? Ci provo. Oioi. Oh, ma quanto? Subito già, oh. Ma no, ragazzi, sono cattivissimi. No, sono... Ma, cioè, ragazzi, prevedono dove mi fermo? Cioè, prevedono dove mi fermo per lanciare... Cosa? Non è normale. No, vabbè, ok, ok. Salvato per un pelo... No. Ah... No, vabbè, persa. Vabbè, ho detto che le perdevo tutte qui, quindi... Pronostico veritiero. Chiamatemi per i numeri del lotto che vi le azzecco tutti. Ha vinto Kirby verde. Immagino ci sia una qualche specie di ricompensa se li finisco a tutti e quattro, ma... Beh. Certo, poi lì se punti a fare il 100%, ma io non ci punto per niente. Maschera di Elfilin. Maschera di Waddle di aiutante. Ok, e l'ultimo minigioco, bomba pazza. Livello 1. Quando una bomba si avvicina a te, premi A per passarla a un avversario, puoi anche giocare con i Joy-Con. Premi A prima che la bomba arrivi per cambiare la mano che tiene la padella, in questo modo colpire la bomba con un colpo al contrario. La velocità del colpo verrà determinata in base al tuo tempismo, aspetta che la bomba si avvicini e smash! Ah, bene... Tua. King Dedede è tua. Vabbè però. Quindi quello ora sta lì a posto di King Dedede. È a posto, è andato. Bene, andati. Quindi la padella serve... Cioè, cambiare mano serve anche per decidere dove mandare la bomba. Ottimo. 35 secondi. Bombardiere principiante. Ok, seleziona difficoltà. Livello 2. Iniziamo. Chissà se poi si sbloccano anche altri minigiochi. Magari una volta finiti tutti quanti... Bene. Quindi quando fai uno smash è più probabilità di colpire qualcuno. Ah, che paura. Hai preso la sprovvista per un attimo. Capo, io sto di qua però, cambia mano. Ecco, vedi che succede, non cambia mano. Colpo rapido verso scolpo rapido. Quando un avversario ti lancia una bomba con un colpo rapido, rispediscigliela allo stesso modo. Ah, ok. Non l'avevo fatto anche prima? Livello 3! Oh, questo è tosto, amici miei. Meno uno.
Purtroppo quando è così veloce. Ok, è andato. Allora, qui mo come va e viene, non mi interessa. Fino a che... qua dove mando non importa, quindi evito di fare il cambio mano e vinta. Ma... velocissima questa. Bravi anche gli aiutanti. Usciamo. E i minigiochi sono... tutti fatti. Maschera di Peach. Non Peach quella di Super Mario. Ah, attenzione! Ah, c'è la statua di Meta Knight! Ah, Meta Knight nero riflesso scuro. Bella! Quella è bella! Giorghigno, dammi un po' una cosa, eh? Giusto per... mamma mia, che bella! Però sembra voce di Kirby, dovresti fare... quindi abbiamo un'altra... 1, 2, 3... 4, 5, 6 e forse qualcos'altro qui da mettere alla fontana. Almeno 6 statue da sbloccare, quindi da completare altre 60 missioni. Wow. Cioè tutte quante dobbiamo farle quindi le missioni. Vediamo un po' un attimo quante ce ne sono. Allora, Chiappa Uovo ho fatto. Vabbè, Kirby Samurai. Gioca indossando la maschera di Waddle Dee. 30 avversari sconfitti in tutto. Vabbè, fai anche a livello facile, ce la fai. Completa tutte le altre missioni di Kirby Samurai. Sì. Vabbè, questo è facile. 30 secondi senza cadere a livello folle? Se mi muovo sempre potrei anche farcela. Completa tutti i livelli di difficoltà. Ecco, questa è una missione che non farò mai. Probabilmente. Tripo colpo rapido. Ci sono tantissime robe. Sì, alcune di queste proprio non è che mi tira molto la voglia di farle, però... gioco indossando la maschera di Meta Knight nero. Quindi sarebbero tutte quante 60 le missioni rimanenti da fare per sbloccare tutte le statue. Come ho detto, non punto a fare 100% in video, però poi magari sarà una di quelle sfide che magari se ho voglia di fare per conto mio, tipo la sfida ultra piccante in Star Allies, magari ci provo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi, nel prossimo episodio inizierà il mondo 6 e quindi anche il finale di Kirby Star Allies, c'è un post game dove probabilmente mancheranno da raccogliere alcune delle sfere di energia, vedrò se è importante farlo oppure no, senza ovviamente spoilerarmi roba, certo se sono livelli nuovi... penso sia il caso di farli. Ad ogni modo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!